video oggi. Che cosa facciamo, ragazzi? Ci alleneremo. No, io mi allenerò con un ex calciatore professionista, ok? Come si chiama lui? Alessandro Boselli. Ok, ok. Ma lo conoscete? Ex giocatore. Ex giocatore del Sassuolo. Ex giocatore Sassuolo, poi. Con più di 150. E oggi, ragazzi, avrò la fortuna che mi allenerà. Voi siete già bravi di vostro, quindi non voi, ma mi allenerà me. Sarò all'altezza? Sì. Auguratemi in bocca al lupo. Grazie mille. Ciao. Ok, ciao Ale, siamo qua. Sei pronto? Sono pronto. Non ti nascondo che sono un po' teso. Prima di partire appunto con l'allenamento, ti vorrei fare qualche domanda, giusto anche per capire, visto che io ancora non ci sono arrivato ad alti livelli, ma ci potrei arrivare. Speriamo. Magari anche grazie ai tuoi consigli. Speriamo. Quando hai capito di poter spingerti oltre ed arrivare a giocare a livelli proprio professionisti? La prima volta sicuramente quando mi ha preso l'Udinese del settore giovanile. Fai quel salto di qualità, passi da dilettante a professionista, anche se sei nel settore giovanile, perché c'è proprio un cambio di mentalità, cambio di vita, cambio di tutto, sacrifici, e lì capisci veramente che c'hai una piccola possibilità per fare qualcosa di grande. Ho fatto tutto il settore giovanile fino ad arrivare in prima squadra, poi da lì insomma sono andato avanti e ho fatto tutta la mia carriera. Wow. Chi è il giocatore più forte con cui hai giocato? Allora, assieme con Fiore, anche Biro, perché bisogna ammettere, dato che io sono punta, devo dire una punta. Okay. Fiore più centrocampista, però ovviamente anche lui. Contro ce ne sono stati un po', però devo dire che partiamo da Del Piero, Trezeguet. Wow. Andiamo già molto in alto, ragazzi. Non sbagliamo, quando diciamo quei due nomi non sbagliamo. Ah, non sbagliamo, sì. Qual è la squadra più forte all'interno del cui hai giocato? Diciamo che ho fatto un anno a Mantova dove c'era Fiore, Locatelli, Godias, gente di un certo calibro. Ho giocato con tanti che hanno fatto poi anche piano piano la storia del Sassuolo, sono andato in Serie A, hanno fatto tutta la loro carriera, insomma, importante di un certo livello, quindi devo dire che sono stato fortunato. Wow. Com'è l'emozione di allenarti dentro un ambiente professionistico, dentro un ambiente importante? È un'emozione unica, perché comunque vedi personaggi da un metro che puoi vedere solo in TV, puoi vedere allo stadio, quindi è proprio completamente un'altra cosa. Ti alleni con loro solo a guardarli in pace. Bello oltre a questo è che giochi dentro uno stadio. Dentro uno stadio. Com'è l'emozione di giocare dentro di uno stadio con tante persone che ti guardano, occhi puntati su di te quando hai palla? Guarda, è bello, è una sensazione forte. Devi essere forte perché comunque sennò fai brutta figura, diciamo. Okay. Però ti dico, ti accorgi dello stadio quando entri in campo per riscaldamento, prima partita. Quando sei concentrato e stai facendo una partita, non te ne accorgi. Io ho avuto la fortuna di giocare davanti a 65.000 persone e ti dico, anche se sono tante, sei concentrato e non te ne accorgi veramente di tutta la gente che c'è intorno. È ovvio che poi quando alzi la testa, dici, è un'altra cosa. Beh, soprattutto quando magari ti ritrovi in un San Siro, Maracanã, è vero. Un'altra cosa. Allora, questa è una domanda molto particolare che siamo ormai abituati sul canale a farla. Essere calciatori di alto livello fa di più? Penso che abbiate capito. Diciamo che fa di più. Sì. Senza entrare in particolare, però ho visto tanti compagni che al di fuori non sono il massimo, che in quella situazione lì fa molto molto di più. Non diciamo altro. Se volete arrivare in Serie A dovete sacrificare veramente tanto. Gran parte della vostra vita. Detto questo, io ci proverò a sacrificarla in questo momento, perché me allenerai tu e mi ci metterò di impegno per far bene, dai. Allora bene. Iniziamo. Via. Torno indietro, richiamo, avanti, richiamo, stop. È complicata, Ma ce la faremo. L, finta, richiamo, avanti, bravissimo, stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tutte e due assieme, messe assieme. Grazie mille per aver visto questo video. Noi ci vediamo in un prossimo video. Linea allo studio. Ed è solo la cosa più semplice. No, ragazzi, per favore. 1, 2, avanti. Veronica, bravissima. Richiamo, apro, finta. Richiamo, avanti. Oh, ce l'ho fatta! Partiamo da qua, richiamo, tacco, richiamo, avanti, richiamo, tacco, richiamo, avanti. Prova. 1, 2, 3,
4 sinistro, 1, 2, 3. Ok. Oh, una spiegazione ce l'abbiamo fatta. È così. Oh. Tante volte nella vita ci vuole un po' di spiegazione. Oppure un po' di noselli. Andiamo a tirare un po' in porta. Perché ci sarebbe anche qualche altro esercizio, ma ti vedo già un po' provato. Esatto. Allora, secondo esercizio, Sam. Okay. Il primo com'è andato? Bene, molto bene. Bene. Okay. Secondo esercizio, un pochino più complicato. Andiamo a tirare in porta con un esercizio tecnico prima di... Mi allargo, già guardando avversario e compagno, campo e compagno, stop della palla, facciamo un 8 intorno ai paletti, alto la palla e tiro al volo. Quindi un po' complicato, ma vedrai che ce la fai tranquillamente. Va bene. Uno, due, ti allargo, stop, sinistro e tiro. Andiamo, buona, buona, rapido, rapido, rapido. Perfetto, vai, alzi. Okay. Non la facciamo più. È già venuta. È già venuta. È già venuta. È già venuta. Oh, basta. Buona così. Buona così. Tu parti da qua. Questo è fatto. Parti. Alzi la palla. La stop. Ok. Punti due paletti. Quando arrivi qua, mi fai. Facciamo due o tre finte. La prima tipo solo forbice e vado in mezzo. E poi facciamo magari rullata, step over, quella che abbiamo fatto là. Tocco e andiamo a tirare. Lì. Vai, questo, via, punta, punta. Uno, due, tocco. Ah. Ok, quasi. Quasi. Sì, l'unica cosa che ti chiedo, Sam, la rullata, non farmela in orizzontale, ok? No, perché sennò vai a tirare tutto storto. Me la fai, questi sono i due paletti, leggermente in diagonale. Andiamo. Uno, via, 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 andiamo. Uno, due, tre. Era perfetta. Stessa identica cosa, però mi fai non il doppio passo, forbice con una sola. Sinistro, vado via e vado a tirare. Mai in orizzontale, sempre un po' in diagonale che te la ritrovi davanti. Buona, via, via. Uno, due e si va a tirare. Perfetto, tre. Andata. Adesso facciamo ancora un esercizio. Da là, ok, mi fai skip, skip, skip. Parti dritto per dritto, ok? Vieni veloce, io ti do palla, okay. Tu stoppi in avanti e tiro in porta. Torni indietro correndo all'indietro, non girare. Indietro correndo di fianco. Uno, due con me, stoppi in avanti di sinistro e mi tiri di sinistro. Torni indietro di nuovo, te la do, stop, ok? Verso il centro del campo, punti il paletto, forbice. E mi fai il terzo tiro di destro. Okay. Quindi un esercizio, tre tiri. Due di destro e uno di sinistro. Andiamo. Uno, due, vieni, vieni, vieni. Stoppamelo avanti bene. Uno e vai a tirare. Buona, dietro, dietro, dietro. Bravo, bravissimo, girati, vieni. Uno, due, uno, due, avanti e tiro di sinistro. Buona, vieni, vai lo stesso, non mollare, non mollare. Andiamo, stop dentro. Vai, punta, punta, punta. Tiro bello però. Bravo. Andiamo. Uno, due, vieni, 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 vieni. Uno e si tira. Ottimo, ottimo Sam, andiamo, 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 1, 2, 1, 2, buona, buona Sam, vai, punta di giù, ottima, lo stesso, va bene, andiamo, stoppano là dentro, vai, forbice, forbice, 1, 2 e si tira, va bene, bravo lo stesso, porta, bravo lo stesso, bravo, non era facile, vai, vieni, vieni veloce, spingi in avanti e tiro, ottimo, ottimo, andiamo, 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 1, 2 con me, 1, 2, vai, stop e tiro. Buona, 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 dai che l'ultimo, dai che l'ultimo, tieni duro. Siamo, uno, continua, continua, finta. Uno e si tira. Vai! Va bene lo stesso. Mentre fai, poco ossigeno al cervello, fatica, devi anche ricordarti bene cosa devi fare. Perché hai visto tante volte che, anche se è la quarta, quinta volta che lo fai, ti dimentichi l'ultimo esercizio che devi fare. Perché sei così stanco, nebbia il cervello, fra virgolette, e ti dimentichi cosa devi fare e sei in affanno. È lì il difficile. Fai quel salto di qualità quando più fatica fai e lo stesso riesci a fare le cose per bene. Uno, tocchi, io te la do, veloce, secondo tiro di sinistro, terzo, veloce qua, uno, due, e terzo tiro al volo girando. Uno, due, buona, vieni, vieni veloce, vieni veloce, vieni, 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 andiamo, andiamo di sinistro, sinistro, buona, vai, vai, al volo, andiamo, uno, due, ottimo, va bene Sam, bravo lo stesso, bravo. Quando ti giri e tiri, non tirare e lasciarti andare col busto, perché sennò la palla va su, ti giri, tiri e devi rimanere un secondo mentre la stai prendendo fermo immobile col busto.
1, 2, bravo, tempo. Questa, ottima. Andiamo. Via, sinistro. Va bene, dai che facciamo il terzo, 1, 2, un rimbalzo e tira lo stesso. Ottima, tempo, buona. Va bene. Sam, respira, facciamo l'ultima garetta, dai. Io contro di te e vediamo un po' chi ha il piedino più caldo. È fondamentale questa. Qua si vede se oggi ha imparato qualcosa di più, qualcosa di meno. Anche se ti dico, da un anno e mezzo, due anni che faccio questo giochino qua, non mi ricordo di aver perso. Quindi anche se perdi, non buttarti giù. Un bel tiro, non a giro, ok? Deve essere proprio presa sotto, che la palla ha questa andatura qua. Però non devi tirare, tornare indietro con calma. Tu tiri, torni indietro veloce, tiri, torni indietro veloce, tiri. È una roba tipo robot, è automatico. Vale solo se entra direttamente in rete. Sono 10 di fila. Questo, via, 1, 2, andiamo, 3, andiamo. Vai, 4, andiamo, torna indietro, andiamo, 3 su 5, via, andiamo. 3 su 6, vai. 3 su 7, andiamo, 3 su 8, andiamo. Oh! Vai, continua. Dai! Dai! 3 su 10. Bellissimo. Ricordati una cosa, non è importante la forza, è importante solo la coordinazione che gli dai. Arrivi anche non forte, basta che me la prendi bene. Andiamo. 1. Andiamo. Si riesce a far meglio di me. E 8 su 10, direi come che ho vinto. 8 su 10? Direi che ho vinto 8 su 10. Porca miseria. Ok, facciamo così. Non importa. Pensa solo che è una cosa normale perdere. Pensa a quello. Poi le sfide successive magari miglioriamo. Per me che sono il pallone d'oro di YouTube Italia, è normale perdere. Va bene, cioè, non posso perdere, cioè, capito? Lo accetto, dai. Però dai, almeno un pochino anche a mio favore, dai. Okay, ex professionista. Infatti, magari riesci a perdere. Sì. Piccolo voto finale sul mio allenamento oggi. Per essere la prima volta. Ok. Un bel 7.5-8 te lo do tutto. Okay. Il 10 era solo se mi battevi la sfida. Oh, mannaggia sta sfida finale. Oh. Rimane l'esperienza fantastica, perché io veramente ti ringrazio. Grazie di avermi a te, Sam. Ospitato oggi qui al campo. E ti volevo chiedere, tu adesso non giochi più, che cosa fai ora che appunto hai smesso di allenarti a livello professionistico? Ho aperto un'accademia di tecnica. Faccio proprio quello che abbiamo fatto oggi, lo faccio anche con i ragazzi dai 9 anni in su. Dai 9 ci può arrivare anche un ragazzo di 22 anni che viene a fare allenamento. Quindi è proprio tecnica pura con situazioni di partita. Ovviamente è un'ora tosta dove non si molla niente. Quindi i ragazzi possono venire da te e fare lezioni, seguire le tue lezioni. Bravo. Di tecnica. Sia in gruppo che singola. E attualmente le fai qui al Circolo Tennis Italia. Tutto al Circolo Tennis Italia. Zona Barca, ragazzi. Quindi se volete anche voi approfittarne del maestro di tecnica, ragazzi, mi raccomando, vi lascio tutto il link in descrizione, tutti i tipi di contatti, quindi scriveteli. E forse, chi lo sa, in un futuro magari potremo fare un camp insieme dove anche voi potete partecipare e venire e divertirvi insieme a noi. Magari ci saranno tanti premi, no? Sarebbe una bella cosa. Quindi, ne ragazzi, parliamo. Secondo me, Sam, è una bella idea che hai avuto. Okay. Prossimamente qualcosa potrebbe venire fuori. Quindi, ragazzi, rimanete connessi anche sul mio profilo Instagram e su tutti i social. Ti ringrazio. Grazie a te. Nuovamente. Grazie mille. Ringrazio anche i ragazzi che sono venuti, sono prestati oggi. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi.